tutti da Yuri Ricotti e JGR Studio. Oggi ci occupiamo del nuovissimo SonarWorks Reference 3, ossia un sistema di monitoring per cuffie e per casse esterne, quindi per monitor esterni da studio, in grado di correggere i difetti sia dei monitor sia delle cuffie. In realtà, sia le cuffie sia i monitor ovviamente possiedono delle caratteristiche timbriche uniche che spesso vanno corrette, perché proprio per come sono costruiti enfatizzano appunto delle frequenze alte o delle basse o lavorano in diverso modo sulle frequenze medie, togliendoci la possibilità di lavorare con un sistema flat. Vediamo la versione per ascolto monitor in cuffia. Per poterlo utilizzare lanciamo la versione plugin all'interno della nostra DAW come ultimo della catena effetti. La accendiamo e selezioniamo qui in alto il tipo di cuffie che stiamo utilizzando. Io in questo momento sto utilizzando le Beyerdynamics DT990 Pro 250 Ohm, quindi le ho selezionate. Lui automaticamente mi mostra la curva blu che vediamo, che è quella originaria delle cuffie, una curva verde che è la correzione delle caratteristiche della cuffia, infatti come vediamo è contrapposta a quella blu. E la curva rossa, che in questo momento la vediamo piatta, è la risultante flat per questo tipo di cuffia. Chiaramente dal video di YouTube non è possibile, se non indossate questo specifico modello di cuffie, capire tantissimo le differenze. Però, utilizzando appunto le cuffie più comuni all'interno della lista, eccole qui sotto, dalle Beats alle Sony, Sennheiser, le Shure, abbiamo anche Audio-Technica, KG e Sony, oltre ad altre Superlux, Yamaha, eccetera, eccetera. La lista viene continuamente aggiornata da SonarWorks. In alternativa possiamo inviare le nostre cuffie a SonarWorks e loro creeranno un'apposita curva di risposta. Cerchiamo di sentire le differenze. Mandiamo in play e togliamo la calibrazione. Sentiamo una presenza più massiccia dei bassi e degli alti che vengono corretti. Sentiamo come le cuffie suonano in maniera più frizzante rispetto alla risposta equalizzata. In questo modo riusciremo a lavorare in cuffia come se stessimo missando in un ambiente ottimale. Possiamo ovviamente correggere o togliere le curve di intervento del grafico e vedere soltanto la risultante. In alto possiamo scegliere se passare sul sistema monitor esterno, ma lo vedremo in un altro tutorial. Nella sezione Calibrate, dove ci troviamo ora, possiamo ascoltare appunto il segnale in flat oppure custom, apportando noi delle modifiche. O nella sezione Predefined, dove possiamo scegliere se poter ascoltare come se stessimo di fronte agli speakers, uno studio più grande. Torniamo sul flat. L'altra caratteristica veramente interessante è quella di andare sulla sezione Simulate, dove possiamo scegliere quattro tipi di simulazioni, rimanendo comunque in cuffia, per cui scegliamo Popular Consumer, che rappresenta appunto nella foto le Beats, e poter ascoltare il brano come se lo stessimo ascoltando con delle Beats, riferito sempre alle nostre cuffie di partenza che sono le Beyerdynamics. Oppure passare su un ascolto tipo NS10. O scegliere altri tipi di equalizzazioni.
S10, hi-fi speaker. Quindi lavorare il nostro mix in base alle simulazioni, oppure tornare su Calibrate e lavorare in modalità flat. Possiamo inoltre miscelare il suono effettato, quindi modificato, da quello originario, per capire dove stiamo enfatizzando alcune cose durante il mix. Possiamo inoltre ascoltarlo in mono. Grazie per aver seguito il video, lasciate pure un commento sotto, risponderò appena possibile. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo audio recording. Continuate a seguirmi su YouTube, Facebook e Music Off. Ciao a tutti!